Ciao ragazze, oggi volevo farvi vedere come faccio per organizzare, per sistemare i miei bijou. Prima di cominciare il video vi anticipo che non ho tantissime cose, però quello che ho per me va benissimo. Allora io ho cercato di organizzare nei modi più belli e i modi più comodi che posso anche prendere le cose quando voglio utilizzare. Comincio a farvi vedere questo libro. Questo libro qua dei Minions, un organizzatore che ha fatto il mio ragazzo, quindi se magari vi può interessare vi lascio il link del video che ha fatto. E è un libro e dentro metto tutti i miei anelli e ci sono anche dei anelli dei miei compagni che lui utilizza ogni tanto, quindi ho messo tutti qua e non ho tantissimi anelli. È molto carino questo libro e qua dentro metto tutti gli anelli, infatti c'è il Minion con anello in mano. Poi qua sopra io vi ho già fatto vedere all'inizio del video cosa metto qua sopra, che metto i miei profumi in un organizzatore di profumi, che c'è anche il video di questo, però del canale brasiliano, e ci sono anche le mie palette, ma queste cose qua se magari vi può interessare faccio un video da parte. Venendo di qua ho quell'organizzatore lì di braccialetti. Ho fatto io questo organizzatore, magari se vi interessa vi lascio il link anche così potete vedere come si fa. E metto qua, ci sono degli orecchini che sono grossi e non ci stanno nell'altro organizzatore, allora metto di qui. E poi ci sono dei braccialetti in acrilico, così trasparenti, rosa, arancio. E questi qui avevo fatto io in Brasile e allora ho portato da utilizzare anche qua, anche se non ho mai utilizzato, ho utilizzato poco. Poi c'è anche questo qua, questo braccialetto qua, che sono quelli che avvolgete in tutto il braccio e diventa una catena bella grossa. Poi c'è questo qui con tutti gli strass e c'è questo qui a pallina colorate. Ho anche questo qua verde e poi c'ho questi braccialetti in silicone che mi ha regalato mia suocera. C'è anche questo braccialetto qua della bandiera del Brasile che nella Coppa Mondiale aveva disegnato il mio compagno e ho altri braccialetti qui, ho anche uno che è uno di Tiffany e uno della bigiotteria che mi ha regalato mia mamma, della profumeria che mi ha regalato mia mamma. Poi qua sotto nell'organizzatore c'è questo piccolo spazio che metto degli anellini che indosso quasi tutti i giorni e un orologino che ho di Tally Whale. Allora metto qua. Poi venendo verso di qua ho questo organizzatore che ho preso all'Ipercop per organizzare gli orecchini e come vedete non ho tantissimi orecchini, ho solamente questi e alcuni altri che sono in giro e li metto tutti qui e alcuni piccolini metto qua sotto. Poi di questi piccolini qua ho altri nella scatolina che tengo da parte. Poi ho anche questo cupcake che ho preso all'Expo e dentro tengo degli orecchini piccoli e anche dei piercing dell'ombelico, così li metto qua dentro. E poi di qua ho questo contenitore per mettere tutti i bijou che ho preso dall'Amazon, dal sito Amazon. Purtroppo non mi ricordo più il venditore, non ho più il link per lasciarvi e ho preso più o meno 2-3 anni fa, ho pagato 70 euro e qua dentro potete mettere tutti i bijou che avete. Non è molto grande, vi ho fatto vedere prima, è piccolo. Cerco di farvi vedere tutto, è piccolo, però ci sta tutto quello che ho. L'importante è questo. Allora si apre qui, c'è la calamita. E poi qua dentro, in mezzo, io metto tutte le mie collane che adesso vi farò vedere. Allora di qua ci sono questi ganci da appendere tutte le collane. E allora ho messo un po' di collane. C'è questa qua che ho preso da AliExpress. Poi ci sono alcune collane che ho preso da Tally Whale che sono più resistenti, tipo questa qua. Poi ho una collana di Morelato e poi c'ho un'altra collana qua che c'è questo uccellino qua, io lo tengo da parte per non rovinare. Molto bello, così almeno si tiene bello nuovo, non si rovina. Poi c'è un'altra collana col gufo qui, sempre di Tally Whale. Ho poi questa collana rosa molto bella di Tally Whale anche. C'è questa qui che mi aveva fatto una ragazza youtuber, Tally
italiana che si chiama, il suo canale si chiama The Night of Cinderella, e lei fa tutte queste collanine qua belle che avevo comprato da lei. Ho anche questa collana qui che ho preso da AliExpress, e se mi chiedete perché c'è la cannuccia, perché così almeno non si arrotolano tutte, non si mischiano, è una tecnica che ho visto su internet. Poi ho anche questa collana qui, ho anche questa collana qua di AliExpress, c'è anche una collina di Dolce & Gabbana, c'è quest'altra qui di Swarovski col cuore, molto bella. Poi ho un'altra qui piccolina, anche questa che è molto bella, di tagli. E poi ho una qua del sito shopmissa.co. Poi qua sotto ci sono tre parti che potete mettere le vostre cose. Io ho messo questo che avevo fatto vedere prima, e poi c'è anche una collana qua della Torre di Parigi, un po' vintage, e il cuore. E questa qua è fatta così, il colore è proprio così, allora l'ho messa da parte perché così almeno non si rovinano le altre. E poi di qua ci sono dei braccialetti della Béchic che trovate sempre all'outlet. E c'è un'altra collana, questa qui di Tally Whale, molto bella, e c'è già 3 anni che ho e non si rovina mai. Da questa parte qui ci sono tutte le collane e le altre cose. E poi qua sopra c'è questo spazio qui che potete mettere tutti gli orecchini piccoli, però io non ho messi qui, ho tenuto nella scatola perché se no mi dimentico di utilizzarli. E di qua nella porta ci sono degli orecchini, ma sono pochi, ma vi faccio vedere. Allora, di qui ho questo orecchino qua che è molto semplice, anche vecchio, da tanti anni che ho. Poi ho questo qua nero, questo qua di civetta, e poi qua sotto ho questo argento e questo qua della bandiera del Brasile che ha dipinto il mio compagno. Poi questo armadio si chiude così a calamita, c'è la calamita qua, e upla, e è tutto così, è piccolo però ci sta tutte le mie cose. Poi di qua, come vi ho fatto vedere, c'era questo qua in acrilico, il portabracciale, quest'altro di mettere gli anelli, e ho questo contenitore qui dei profumi che organizzo tutti i profumi, e questo qui è un gattino e è fatto così. Poi c'è il cupcake che metto i piercing, e di qua c'è questo organizzatore da mettere le palette, i trucchi. E questo è tutto ragazze, io spero che vi sia piaciuto il video, non dimenticate di mettere mi piace e lasciate un commento qua sotto dicendo cosa vi è piaciuto e che video volete vedere qua nel canale, e ci vediamo al prossimo video.